oltre la Shoah, una serie di eventi che si stanno celebrando presso la biblioteca a Clavio di Taranto. Si parte dalla Shoah, da quella follia inspiegabile relativa appunto al genere umano, per ricordare altri genocidi, altrettanto parimenti terribili. Ne parliamo con la dottoressa Stefania Peluso, archeologa, che nel suo intervento si è soffermato sullo stato, sulla condizione dei più piccoli, dei bambini, una infanzia negata, bambini senza infanzia. Sì, ho parlato di quella che è la condizione dei bambini che arrivarono in Israele sfuggiti all'olocausto, non solo sopravvissuti, ma anche che erano riusciti a scampare e quindi hanno vissuto l'olocausto attraverso i racconti, le peripezie dei parenti. Gente che ha avuto le famiglie completamente sterminate e che ha passato tutto il resto della vita cercando di ritrovare qualcuno della propria famiglia, qualche rappresentante, e quindi una infanzia negata, perché questi bambini hanno passato le loro serate non ascoltando le favole della buonanotte, ma i racconti degli orrori dei campi di sterminio, oppure parlando di come si erano salvati i membri delle loro famiglie, cercando di ricostruire pezzi di un passato ormai negato.